Una giornata dedicata alla donazione del sangue e all'informazione verso chi vuole saperne di più è quella che si è tenuta a Cassino, organizzata dalla sezione locale dell'Avis. Un punto informativo nel parco Baden-Powell, un corteo fino al comune con 35 labari da tutta la regione, la deposizione di una corona d'alloro sul monumento ai caduti e poi un convegno sulla donazione nella sala Restagno. Una festa dedicata alla sensibilizzazione sul tema delle donazioni, soprattutto verso i giovani, voluta fortemente dall'Avis di Cassino, un'associazione in costante crescita. Abbiamo raggiunto i 1500 iscritti, riusciamo a raccogliere 650 sacche l'anno, non ci riteniamo soddisfatti perché naturalmente Cassino è una grossa città, quello che è il rapporto donatori e donazioni è molto basso, però puntiamo a raccogliere più sangue di quanto facciamo adesso. Una situazione, quella in provincia di Frosinone, che è buona dal punto di vista delle donazioni, ma che ormai deve essere vista in un'ottica non più provinciale ma regionale. Noi concorriamo al fabbisogno della provincia in toto, anzi diciamo riusciamo ad avere anche degli, chiamiamoli così, esuberi da poter trasferire a Roma. Ma naturalmente questo a noi non ci soddisfa perché il fabbisogno si basa su carattere regionale, in quanto la ASL regionale deve provvedere anche a tutti i fabbisogni degli vari ospedali della regione Lazio, quindi di Roma. Infatti sappiamo benissimo che molti ciociari vanno per problemi seri a ricoverarsi negli ospedali di Roma. L'obiettivo è quello di portare più giovani possibili ad avvicinarsi alla donazione perché i numeri parlano di un calo, ma solo con eventi del genere e con l'aiuto delle istituzioni si riuscirà ad invertire la rotta. Fino ad oggi, fino ai dati di luglio, avevamo un meno 6.000 donazioni in meno. Questo perché c'è un poco ritorno da parte dei giovani o delle persone che hanno donato la prima volta, non riusciamo più a catturarle e non riusciamo più a farle donare periodicamente, come normalmente deve accadere. Siamo molto fiduciosi perché ultimamente stiamo partendo con, speriamo, con la Regione di poter fare una campagna pubblicitaria e per poter incrementare le nostre donazioni prima della fine dell'anno.